Ciao, ciao a tutti, buonasera, io sono Walter e sono qui per fare un video di denuncia. Parlo a nome di un gruppo di folto, gruppo di parrucchieri e proprietari di centri estetici di Messina, ma potrei dire anche tutta la Sicilia e di tutta Italia. Noi vorrei sapere che cosa dobbiamo fare per farvi capire che la situazione è diventata insostenibile, perché le spese dei nostri locali sono troppo alte per poterci permettere 3 mesi di chiusura e stare a casa senza fare niente, senza incassare un euro. Quindi, cioè, è matematica. O ci fate aprire, oppure, Stato, ti occupi di pagare le nostre spese, i nostri costi fissi, che abbiamo anche quando i negozi sono chiusi. Perché noi non vorremmo aprire, non ce ne frega niente di aprire, staremmo tranquillamente a casa, senza rischiare niente, senza avere nessun problema. Invece siamo pronti ad andare in trincea a lavorare con i guanti, con le mascherine, con i separatori in plexiglass, con le tute, in qualsiasi modo, perché in qualche modo dobbiamo tenere a galla la nostra azienda che abbiamo costruito in 30 anni di sacrifici, lavorando 12 ore al giorno, lasciando a casa figli, mogli, di tutto di più. Quindi noi non accetteremo mai di chiudere. Apriremo, in qualche modo apriremo, anche andando contro quello che sono le leggi, qualcosa la faremo, ce la inventeremo. Non possiamo assolutamente continuare a subire una rappresaglia di questo tipo. È impensabile, soprattutto noi in Sicilia, dove i contagi sono veramente contenuti, sono bassissimi. Non possiamo rimanere chiusi fino a giorno 1 giugno. Dobbiamo riaprire prima possibile, perché i costi sono troppo elevati. E la gente è stanca. In più, questa chiusura che ci obbligate a fare sta favorendo il lavoro nero, perché siamo pieni di persone che vanno a lavorare in casa. Pienissimi. Perciò altro che contagio, così sale il contagio. Non facendo venire la gente nei nostri locali in cui c'è il massimo dell'attenzione. Pensatele queste cose. Cercate di capire veramente che cosa sta succedendo e cercate di trovare la giusta soluzione, perché così non si può continuare e noi non stiamo qui ad aspettare assolutamente. Buonasera a tutti.